un contenuto di merda che come al solito la merda, se non è show senza la merda è come la donna senza le zinne, quindi è un po' così, è un po' una cosa un po' così. Traduco, Sì. le zinne sono i seni, anche Esatto. dette pere. Esatto, vabbè, Le io zinne è un termine dialettale. lo. Esatto, vabbè, però vabbè, comunque l'hanno capito, comunque, perché molte radio sono piene di terroni, quindi l'hanno capito subito. E quindi molti ce l'hanno richiesta, e non so per quale motivo, però vabbè. La seconda puntata della Playa de las Pelotas Doradas, questo meraviglioso. Wow. Questa meravigliosa web series di Dario Fashion Blogger, e quindi io partirei subito per vedere questo capolavoro e andiamo subito col video. Nella puntata precedente, il bellissimo Dario sacrifica una promettente sicura carriera Una come modello per promettente. inseguire il suo sogno di diventare un campione di bocce. Ah, il campione di boccia. Ma la sua Appunto famiglia non sembra le zinne. prenderla bene. Caro Dario, io vedo il tuo futuro. Ma cos'è? Un Dario, in cappello? preda a furia barbina, si reca in bocciofila e con un tiro incredibile stupisce i due avversari. Ma che tiro incredibile! Ma quando tutto sembrava andare per il meglio, un nuovo pericolo incombe sul nostro fascinoso eroe. Ma quando. Complimenti, figliolo, ma per andare a Milano dovrai sconfiggere il campione di Desio, che è. Che è? E chi è? Addirittura. Ma con l'accento il cavaliere. Campione di Desio, il terribile Meringhetti. Meringhi. Cosa? Mamma Caffia, portatemi l'ossigeno. Sto parlando di un'autentica leggenda desiana. Il suo nome è conosciuto fino a Ma Milano. perché sta L'uomo leggendo? Lanzi Ma in che Liguria. schifo di roba. Bene, sì, figliolo, ma solo così potrei andare al torneo di Milano. Ah, Dicono giusto. che il suo vouchers d'oro è oltre 1.000. Ricordati che la vita è come una boccia, gira solo se la lanci e solo così puoi arrivare al pallino. Ma oggi non Speriamo di c'ha essere pronti voce, per il ispirazione. padre. E se ne esce Dario dalla sua bella casetta. In giro per Desio, che bellezza. Ma ancora la boccio. Ma cos'è la boccio? Dario, Chi è Dario, questo? ti ho visto ieri alla bocciofila, sei proprio un bel tipo. Ti andrebbe di fidanzarti con me? Ma Sono molto distanti, però stasera è una sfida importante. Poi ti farò sapere. Poi ti farò sapere, ma che cazzo è un colloquio di lavoro? Ma che tristezza di scena! Ma porca troia! Dario Forester è il campione Ah, Meringhetti. quello è Getti in Meringhetti? Liguria che non sei altro, vieni qua che ti sistemo io. Beh. Non accetto le tue polemiche, lasciamo parlare le bocce. Lasciamo Tiro dalla parlare. casa cattivo, tiro. E vediamo più. Cos'è sta roba? No, vabbè, ma. Questi effetti veramente scenici sono meravigliosi. Molto bravo, ora tocca a me. Ora Tiro tocca a dalla me. casa cattivo. Che schifo di Attenti. scena! Ma cosa c'è? Il Merenghetti vista la malparata? Cosa Antonio, mi. vieni qua un attimo. Io non sto vedendo, Ti ma ricordi quanti gradini ti ho lei pagato? dica. Devi Stanno pagare tu. tirando delle bocce Voglio carta. No, risolvere il trucco del sono bocce calice. Ma non vere. vorrei forse che. Sì, lo voglio. Va bene, va. Ma cosa Sì, sono dai, io bocce? prendi questa boccia speciale della Liguria, vedrai che Della vinci. Liguria? Grazie, signor Manzoni, sei davvero un amico. Vabbè, Cerò vediamo. boccia punto. Cosa fa? Ma dai, ma No, che ti preso per la boccia. Ma effetto! questo è barare. Ma cos'è Ci sei l'arancia? cascato col trucco più vecchio del mondo. Ora torno in vantaggio. Che Sono attori, in tiro per Madonna. vincere, devo concentrarmi molto. Dimmi tu, Armani, tiro Ma basta tecnica con sto molto Armani! semplice. Vediamo il tiro di Dario. Ricordati che la vita è come una boccia, Ricordati. gira solo se la lanci e Vediamo. solo così puoi arrivare al pallino. Quindi? Ho vinto! Ma come ha Dario, Ma come ha vinto? Dario, 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 Dario! Ma dai, ma è montato pure di Sono merda! proprio per vendicarmi.
Allora, bravo Merenghetti, offri bravo per tutti. Allora Dario, hai pensato alla mia proposta? Ma certo, la mia risposta è... E qual è la tua risposta? Ma no, ma basta! Lo scoprirete nella prossima puntata. Ma che palle! E rivediamo queste belle facce. PJ Manzoni, numero uno al mondo. Pupetta Johansson. Ma chi è Pupetta Johansson? E che si chiede? Il temibile Meringhetti. E Gisio? Che faccia! Io lo amo. E vediamo la faccia di Dario Fashion Blogger. Meraviglioso, meraviglioso. Questa è una puntata stupenda. Questa è una serie stupenda. Questa ha superato The Lady 101. È meravigliosa questa serie. Io la continuerei fino alla fine questa serie. È fantastica, è fantastica. Io ti amo, Dario Fashion Blogger. Io se fossi ricchione, io andrei a... Dove cazzo abiti? A Desio. Andrei a Desio solo per innamorare, per fidanzarti, per fidanzarmi con te, per fidanzarmi, va bene, non so. Beh, è emozionantissimo. Io sono emozionato, io te lo giuro, sono emozionato a vedere queste cose. Io sono gasato, no, beh, più che emozionato sono gasato, perché guardare queste serie, queste web series, veramente mi portano all'emozione profonda, veramente, è meraviglioso, è stupendo. Va bene, ma io dopo... Vabbè, ma se tu non sei emozionato, se tu non capisci l'arte contemporanea delle web series, che cazzo devo fare io? Io non so, mi devo suicidare, cos'è? Mi devo sparare, cos'è? Mi devo impiccare sul naviglio, cosa devo fare? Come ti devo coinvolgere alle cose? Cioè, non so, però mi avvisi che faccio una bellissima trasmissione in memoria. Va bene, va bene.